La Valle delle Regine è un sito archeologico in Egitto dove sono state sepolte le madri, le consorte e i figli dei faraoni nell'antichità. Basta un sorriso, ma ne basta la metà. Ma tu sei mai contenta? Ma no, cosa dici? Ti manca qualcosa, un momento di calma. Ma è tutta una scusa, arrenditi. Aspetto un'eternità. Bravo. La Valle delle Regine, in passato, era nota come il luogo della bellezza o la sede della bellezza, dato che prima che divenisse luogo di sepoltura delle regine, dalla 17esima, 19esima e 20esima dinastie, 1550-1070, molti principi e principesse furono sepolti qui insieme ad altri membri della nobiltà. Le tombe di questi individui erano mantenute da sacerdoti funerari che svolgevano riti ed offrivano preghiere quotidianamente. La valle si trova vicino alla più conosciuta Valle dei Re, sulla riva occidentale del Nilo, di fronte alla città di Tebe, oggi Luxor. La valle ebbe origini
da un corso d'acqua che originava da una grotta con cascata, ormai esaurito al tempo dei faraoni, ma che si ripresentava in caso di piogge torrenziali. Infatti, in epoca antica, nella parte alta della valle era stata costruita una diga per proteggere le tombe dalle possibili inondazioni. Questa zona sterile, sulle colline occidentali, fu preferita per il suo isolamento relativo e la vicinanza alla capitale. I re della 18ª dinastia, invece, dell'impiego delle piramidi tradizionali come camere di sepolture, probabilmente a causa delle loro vulnerabilità ai ladri di tombe, scelsero di essere sepolti in tombe scavate nella roccia, prendendosi sotto la protezione della dea Cobra, Martsaerger, e della dea Vacca, Hathor. Quanto sei cretina questa sera, dentro quella tua vestaglia blu, a piangere una storia passeggera che è partita e non ritorna più. E ti senti brutta da morire, non ti sai rispondere al perché. Tu vuoi dare tutto nell'amore, ma nessuno vuole dare a te. Non lo sai quant'è che sei perfetta, quanto sei eccitante, amore mio. Mettiti da parte un po' di gioia, perché fra non molto arrivo io. Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e ce ne andremo canticchiando stand by me. Tu ti meriti un amore così. Ciò che è stato è buonanotte. Niente dura per l'eternità. Lascia stare chi ti giura amore, ma ti vende per un po' di libertà. Non lo sai quant'è che sei preziosa, con che faccia ti si dice addio. Levati dagli occhi la tristezza, guarda avanti, lì ci sono io, io, io. Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e ce ne andremo canticchiando stand by me. Tu ti meriti un amore così. Ti meriti un amore straordinario, qualcosa che non sia nell'ordinario. Ti meriti un uomo che ti tocchi, non un bimbo nel paese dei balocchi. Non amare chi promette mari e monti, ma non lotta e non si scomoda per te. E si sa bene che alla fine dei conti conta solamente chi fa tutto per averti accanto a sé. Cosa, perché sei tu, soltanto tu, la mia rosa. E ce ne andremo leggicchiando Exupéry. Tu ti meriti un amore, un amore, un amore così. Questa necropoli contiene più di 70 tombe, molte delle quali sono eleganti e riccamente decorate.
ne è un esempio il luogo di sepoltura della regina, grande sposa reale, Nefertari, 1290-1224 avanti Cristo, della diciannovesima dinastia. Scavato nella roccia e con rilievi policromi ancora intatti, tutte le tombe conosciute sono state depredate già nell'antichità. All'interno della valle sono state trovate tracce di un santuario rupestre di Pat e dal villaggio degli operai e artigiani addetti alla costruzione e decorazione delle tombe. In epoca tarda molte tombe furono riutilizzate per sepolture comuni di gruppi familiari di sangue non reale. In epoca greco-romana divennero un cimitero popolare. In epoca cristiana, bizantina, alcune tombe abbandonate divennero eremi copti. Nefertari, citata prima, fu grande sposa reale di Ramses II, detto il Grande, faraone della diciannovesima dinastia e una delle regine meglio conosciute della storia egizia, nonché una delle più potenti, con un'influenza comparabile a quella di Amos, Nefertari, Nefertiti e Cleopatra VII, pur non avendo regnato in modo autonomo. È anche nota l'istruzione eccezionale che le fu impartita. Era in grado sia di leggere sia di scrivere, abilità piuttosto rara per l'epoca. Mise le sue conoscenze a servizio della diplomazia, mantenendo una corrispondenza con gli altri sovrani del suo tempo. La sua raffinatissima tomba, classificata come QV66, è tra le più grandi e spettacolari della Valle delle Regine. Inoltre, Ramesh costruì un tempio per lei nel complesso monumentale di Abu Simbel, il cosiddetto Tempio Minore. Il suo nome significa Bella Compagna, amata da Mut. Ed io
proveremo che la morte è meno forte dell'amore. Tu ed io faremo della morte un ultimo abbraccio. Le tue labbra si porteranno via il mio respiro. Agrippa, ti sembra una degna fine? Carmian, più che degna, degna dell'ultima regina di una grande stirpe. Quando tornerai, mi dicevo, sai, ci si mangia il cuore a volte per resistere, ma poi vivi e dai e ti accorgi che non è tempo più di bandiere appese e si cambia, sai, non si aspetta più. Quando tornerai, tu quel giorno avrai mille anni in più, tutti gli anni messi in conto all'abitudine, e mi accorgerò che non basta più camuffare il tempo perso. Amavano, che ridevano. Una cosa. 50.000 e non ha aperto. Sì, sì, sì. E che può avere? Tra i fanti. Chissà perché Francesco non capisce mai gli altri. Signora, non posso fare sempre canzoni che piacciono a tutti. Andare incontro, facilitare, semplificare. Io filmo perché resterà per l'eternità. O forse tre donne. Potrebbe avere anche tre donne quello lì. Egregio professore, questo provveditorato, preso visione dei suoi metodi di insegnamento, è spiacente di comunicarle che deve destituirla dall'incarico di... Aspettarti, sai, mi fa ridere. A 20 anni aveva un senso, adesso è inutile. E poi il fegato non mi regge più, e la faccia mia non la reggo io. E se fossi in te, non ci proverei, non ritornerei, ma tu tornerai. Senza dirmelo, e ad un tratto avrai quel gesto
e non scordo più, e risentirò quella forza mia di spaccare il mondo insieme a te, ma non basterà per sentire che sono ancora io. Alle 8:30? Perfetto! Vengo alle 8:30 a cena con lei. Siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo. Le aragoste sono come i poveri. Le parti migliori sono le braccia. Buona questa, colonnello. Ma cosa vogliono questi studenti? Sono 400 anni che fanno casino. Un casino immemorabile. Certo, sì, lei ha ragione, colonnello, ma vede, lei ha sempre le 5 lire di resto, le sale affollate, e i leccapiedi, pardon, i pratici, si dice i pratici. E questa donna che ho sposato, avrà ragione anche lei. Sì, mi fanno un po' senso quei due gufi che ha sulle spalle. Ma è giusta. No, 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 io non la cambierei affatto, è giusta così com'è, è giusta. Lei almeno mi capisce a volte. Tu invece niente, niente. Non ti ho amato mai, non ti ho amato mai. Ma che cosa ti credevi, vecchia stupida? Figurarsi se uno come me fa il pupazzo per le cosce tue. E poi gli anni, e poi non ne ho voglia, sai, non ti aspetto più. Nei Tre Canti di Cacciaguida si descrive una Firenze sobria e pudica, quando non era ancor giunto Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote. E da Firenze il discorso si espande a tutto il mondo, diventa universale. Ed è qui che la Alighieri troneggia in un crescendo di malinconia e passione che definirei come, che definirei quasi, che definirei come. Piano piano se va.
tra i vecchi sempre mocassini e le tennis solo preda dei bambini, e alla lunga anche questo stanca, non c'è modo di farla franca. E i vecchi sempre mocassini e le tennis solo preda dei bambini, e alla lunga anche questo stanca, non c'è modo di farla franca. Nessuno che ha mai tempo di sorridere, soprattutto i vigili, ma non vorrei approfittare della situazione così al passato. Alle domande che io vorrei fare, per esempio facciamo a resistere così, tra lavori ottusi e sguardi delusi, per esempio, come facciamo a sopportare tutto questo, pur sapendo che vivere non è possibile in questa folle molle città, vivere così non è possibile, si sa, e il cervello piano piano se ne va. Ai vecchi sempre mocassini e le tenne solo preda dei bambini, e alla lunga anche questo stanca, non c'è modo di farla franca. I vecchi incollati alle TV e i ragazzi sempre preda di Facebook, e alla lunga anche questo stanca.